Voce Sola è il mio secondo libro, secondo che ho pubblicato. Sono racconti forti, perché si parla di pedofilia, di violenza, di un anticipo sui tempi, perché è il libro che è del 91, dunque nessuno parlava ancora di queste cose. Un giorno Fellini ha letto per caso questo libro e si è innamorato, ha detto che era un assoluto capolavoro e ha fatto una grande pubblicità con tutti i giornali, dice ma come c'è questo libro straordinario, nessuno ne ha parlato, allora è cominciato un battage per quel libro. È partito modestamente, comunque io ho cominciato a esistere nel panorama culturale italiano proprio con Per Voce Sola. Il primo racconto è una storia tratta da un fatto di cronaca, come spesso succede, la storia di una bambina adottata e poi è stata uccisa dal padre, che era un cocainomane violento. Poi c'è una storia di una bambina, una ragazzina zingara, che è vittima di un pedofilo. Poi c'è la storia di una ragazza borghese che deve abbandonare il figlio di cui è rimasta incinta durante la minore età. L'ultimo racconto, che dà il titolo al libro Per Voce Sola, è la storia di una vecchia ebrea che racconta la sua vita. Allora guardo le vite degli altri e constato che sono però più tranquille. Accadono cose piccole piccole. Le persone vivono tranquille e muoiono che sono ancora tranquille. Basta che osservi intorno, lo vedi da te. Vedi la normalità che fluisce, che corre, ma poi ogni tanto qualcosa si inceppa. A che punto si inceppa non lo so. Comunque ci sono vite diverse. Tutto il male va lì, come la polvere di ferro sulla calamita. Lì si incunea, si concentra, si incista. Si nasce inquieti e si muore più inquieti di quando si è nati. Non è colpa della tecnica, di quello che fa l'uomo sopra l'uomo. La cosa sta prima, più in alto, più in basso. Allora, di chi è la colpa? Si è scelti? Si sceglie? Gli scienziati non l'hanno mai fatto. Non l'hanno fatto, ma dovrebbero farlo. Dovrebbero capire perché il male si posa in pochi luoghi, solo in quelli, sempre in quelli. Sotto io penso ci sia qualcosa di simile alla legge chimica. I composti si attirano, si respingono. Per questo ti dico, dovrebbero indagarlo, scoprirlo, trovare una sorta di antidoto.